Buongiorno, non potevano mancare i saluti istituzionali del sindaco di Taormina che è presente a questo evento. Il sindaco Bolognari ci spiegherà un po' come viene visto l'approccio del culturale dal punto di vista sociale e soprattutto in questo caso i nostri purtroppo malati che sono costretti a stare in una realtà diciamo bellissima come dal punto di vista visivo, dal punto di vista territoriale come Taormina, ma purtroppo dietro le quattro mura, dietro i quattro diciamo le quattro finestroni. E potrebbe in futuro creare qualcosa per poter far per alleviare al meglio questa permanenza qui a Taormina? Allora, io ho ricevuto l'invito, naturalmente ho aderito immediatamente perché si tratta di iniziative di volontariato che tendono a creare un ambiente complessivamente più accogliente per il paziente, per il malato. E l'iniziativa di Catena Fiorello di cedere queste copie del suo, tra l'altro, divertente testo, credo che sia un gesto che va apprezzato, intanto perché lei è qui in questo territorio, come dire, un'espressione della cultura e della capacità di accoglienza, di solidarietà delle nostre popolazioni, quindi è importante che questo entri anche dentro gli ospedali. So anche che l'ospedale di Taormina sta vivendo un momento di grande difficoltà per mancanza di medici, per mancanza di personale sanitario, e questo mi ha portato in qualche modo ad essere più vicino alla realtà di questa struttura. Ringraziamo il nostro sindaco Bolognari per aver attenzionato appunto l'aspetto culturale in una fase così importante della nostra storia. E un'ultima aggiunta, sindaco, cosa vorrebbe far percepire i nostri telespettatori? Allora, naturalmente l'ospedale è principalmente per il territorio e per le popolazioni residenti, però nello stesso tempo c'è stato un cambiamento nei 2 anni di pandemia, negli orientamenti del mercato turistico internazionale, perché il criterio di scelta della destinazione turistica da parte della stragrande maggioranza del mercato, il criterio principale è diventato la sicurezza, dove per sicurezza si intende sicurezza per le strade, sicurezza dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma anche sicurezza sanitaria. Molti, soprattutto le persone più deboli, più anziane o che hanno delle patologie, prima di scegliere la destinazione in qualche modo si informano sulla capacità di quel territorio di dare eventualmente una risposta ai loro problemi. Quindi è importante avere delle buone strutture sanitarie anche dal punto di vista turistico. Questo è fondamentale perché è una nuova tendenza del mercato che dobbiamo interpretare. Grazie ancora.